Ed eccoci anche oggi prontissimi, amici di Rete 8, con una nuova ricetta che sarà curata dal nostro chef Franco Franciosi. Buongiorno a tutti. E dal suo chef Francesco Ciao, D'Alessandro. Jennifer. Che Buongiorno. Bello ritrovarvi. Ciao, poi Jennifer. In pieno clima primaverile. È bello ritrovare te qui a Mamma Rossa. Grazie. No, per me è veramente un grande piacere. Dicevo in pieno clima primaverile perché saremmo in estate, ma la stagione, come ben sappiamo, tarda ad arrivare. Ad arrivare, sì. E quindi che cosa ci prepari oggi, Franco? E oggi, con l'augurio di viverci a fondo questa primavera, prepareremo un risotto primavera. Oh, che meraviglia. E le protagoniste saranno le erbe spontanee, che sono tipiche di questa stagione. Sì. Le piogge di quest'anno hanno aiutato appunto alla crescita di queste erbe, alcune spontanee, alcune botaniche. Quindi ci sono sì. Aspetti positivi della pioggia, dai Franco, siamo positivi, questo è un aspetto positivo. Sì. E beh sì, la pioggia soprattutto riempie le falde acquifere, a volte fa anche danni, però insomma sì. Speriamo che arrivi una pioggia morbida. Eh sì, assolutamente sì. Poi dicevamo, le erbe aromatiche sono veramente, secondo me, un dono prezioso in cucina. Oggi il nostro chef, per valorizzarle al meglio, realizzerà un risotto. Perché, Franco? Ma un risotto perché abbiamo pensato di valorizzare appunto queste erbe aromatiche, sempre con un piatto caldo, quindi un piatto cucinato, creando una base neutra, questo risotto classico, burro, parmigiano, con un brodo vegetale appunto per andare a lavorare troppo in pesantezza sulle erbe, sul quale poi adageremo queste erbe spontanee, crude. Quindi piatto veramente anche abbastanza leggero. Leggerissimo, e tra l'altro un piatto divertente, perché ogni forchettata, dove prenderemo un'erba piuttosto che un'altra, sarà un boccone diverso, quindi una sensazione diversa. Tanti gusti dunque. Sì. Perfetto, risotto primaverile, mille gusti. Sì. Ok? Allora iniziamo. Innanzitutto, di che cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo innanzitutto bisogno di accendere subito i fuochi, poi di fare un brodo velocissimo con sedano, carota e cipolla. Non mettiamo subito a bagno sedano, carota e cipolla nel brodo, perché altrimenti avremo questo brodo un po' così, un po' sciapo. E faremo tostare le verdure, quindi tagliamo a piccoli pezzi sedano, carota e cipolla. Un altro segreto questo, Francesco, quindi la tostatura delle verdure. La tostatura delle verdure perché? Perché le verdure, essendo ricche di zuccheri, nella tostatura creano quella reazione, quella caramellizzazione degli zuccheri, che si chiama la famosa reazione di Maillard, che è il veicolo appunto del sapore. Che tanto ci piace. Quindi un po' di carota anche. Mettiamo da parte appunto sedano, carota. Stessa cosa, la cipolla la tagliamo in questo modo, la incidiamo in maniera perpendicolare rispetto alle sue fibre. Poi la giriamo e avremo appunto tutti i cubettini. Noi abbiamo pronti a quelli qua, sedano, carota e cipolla, mettiamo un filo d'olio. Sì. Padella ben calda, abbiamo detto, abbiamo bisogno di tostare prima la carota, che è la più coriacea. Facciamo tostare leggermente. Ah, quindi hanno anche un ordine di inserimento. Sì, sempre prima la carota, che è molto molto più coriacea. Segue la cipolla. È questo il rumore che ci piace quanto sentire. Quanto ci piace, musica, vero Francesco? Adesso appunto il calore della padella, il grasso dell'olio sta lavorando sugli zuccheri delle verdure. Sì, l'olio neanche tanto poi, giusto un po', non tantissimo. Pochissimo. Ma proprio se danno carota e cipolla stanno bene insieme. È la base della cucina italiana. Veramente, ma stanno benissimo insieme, è una fusion meravigliosa secondo me. È la nostra base. Ma sembra una banalità, ma è fondamentale. Senti Jennifer, questo profumo già tostato, come diverso dal se lo dall'odore. Sento. Mi sto inebriando. Mi dispiace che in televisione questo profumo non si guarda, possa io lo dico sempre, dovranno inventare prima o poi, non so, qualcosa che faccia sentire anche il profumo. La televisione con i profumi. Infine abbiamo aggiunto il sedano. Facciamo tostare leggermente. Sì. Dopodiché, una volta che le verdurine sono tostate, acqua freddissima. Fredda, shock termico.
creiamo uno shock termico. Blocchiamo la cottura, giusto? Non solo blocchiamo la cottura, ma lo shock termico che fa? Trasferisce il sapore dalle verdure all'acqua, perché noi abbiamo bisogno di estrarre sapore dalle verdure, quindi okay. abbiamo bisogno di creare un brodo per tirare il risotto, e quindi questo shock termico, questa acqua freddissima, addirittura se fosse acqua e ghiaccio sarebbe meglio, estrae i sapori dalle nostre verdure. Chef, ma quanto ti piace trasmettere il tuo sapere agli altri? È una cosa talmente evidente ed è una cosa bellissima, perché il nostro Franco fa tanti corsi di cucina e realizza veramente delle cose meravigliose. Si mette a disposizione di tutti coloro che sono appassionati di cucina qui ad Avezzano da Mamma Rossa. Io ancora riesco a partecipare, ma ti prometto che prima o poi sarò presente. Per noi sarà un piacere quando vorrai e potrai. Facciamo cucinare questo brodo per 25-30 minuti, non serve tanto, non è un brodo di carne. Dopodiché filtriamo tutto, il risultato è questo. Ecco, noi ovviamente l'abbiamo preparato con un po' di anticipo per i nostri tempi televisivi. Abbiamo già pronto il brodo. Ma veniamo. Il brodo deve essere sempre molto caldo quando tiriamo il risotto. Allora, ci sono tante teorie per la tostatura del risotto. Noi facciamo una tostatura a secco, quindi padella ben calda, non troppo calda. Risotto, bisogna muoverlo sempre, o in questo modo o con una paletta. Sì. Tostatura a secco. Io devo dire che ho sperimentato questa tostatura nella mia cucina e il risultato è garantito. Rimane tutto lamido, quindi il risotto fa quella cremina che ci piace tanto e che lo rende avvolgente, cremoso, perché così deve essere, giusto? Poi ovviamente non dimentichiamo l'importanza della materia prima, dobbiamo utilizzare un riso di qualità. Che ci consigli tu, Franco? Io non vi consiglio delle marche, però vi consiglio la riso Carnaroli. Carnaroli. Va okay. bene anche un vialone nano per i risotti, anche se il vialone nano è un riso semifino, quindi un riso da minestre, mentre il Carnaroli è un riso super fino, anche il vialone nano, se ben trattato, dà vita a dei risotti straordinari. Però per andare sul sicuro usate un Carnaroli italiano. Un Carnaroli italiano. Allora, toccatelo con le mani il riso, perché il riso è pronto quando è ben caldo, quando non riuscite più a tenerlo. Cioè, guardate l'amido che rimane sulle mani. Vero. Cioè, guardate. Sì. Cioè, ve ne accorgete proprio, anzi è anche un peccato, perché così lo togliamo dal riso praticamente. Allora, quando il riso è ben caldo inizia l'operazione di risottatura, quindi con un mestolo semplicemente andate a posizionare un po' di brodo nel riso, e appunto questo metodo di cottura si chiama la risottatura. Abbiamo tostato prima il riso per caramellare bene la parte esterna del chicco, quindi questi amidi, essendo il chicco una massa di amido, devono indurirsi per non sfaldarsi in cottura, per rimanere integri. Va bene, una volta tostato andremo ad aggiungere mano a mano brodo, perché il riso non deve né affogare in troppo brodo né rimanere all'asciutto, quindi né avere all'onda, sete. All'onda si dice, giusto? Esattamente, Jennifer. Senti, Franco, ma sale ne abbiamo aggiunto nel alla fine, brodo? Alla fine. Non nel brodo mai. Mai? Mai mettere sale, altrimenti non riusciremo a regolarci, perché poi il brodo va in concentrazione e rischiamo di avere un risotto troppo salato. E allora, ci siamo quasi, Franco, giusto? Sì, ci siamo quasi, siamo a tre quarti di cottura. Possiamo tra un secondo spegnere il riso. Sì. E cominciamo l'operazione di mantecatura. Mantecatura, che è l'operazione più importante, vero, Francesco? Per rendere un risotto cremoso. Che si fa a fuoco spento. Si fa rigorosamente a fuoco spento, altrimenti facciamo un macello, quindi, giusto? Spegniamo. So che il risotto è uno dei tuoi piatti preferiti, sì. vero? Tu sei come me, non ami tanto la pasta. La pasta non tanto, ma il risotto. Il risotto anche a me piace tantissimo. Poi quello che fa Franco, cioè... Facciamo scendere leggermente qualche grado di temperatura, dopodiché iniziamo burro freddo, freddissimo. Freddissimo deve essere, possibilmente okay. di congelatore addirittura, perché lo shock termico aiuta a montare. Ah, quindi se lo mettiamo al congelatore ancora meglio. Sì, me lo mettete 10 minuti prima al congelatore. Un po' di parmigiano, Francesco, un paio di cucchiai, per non andare troppo a creare questa tonalità formaggiosa. Ok. Ok. Alla fine saliamo. Ah, quindi alla fine consideriamo anche che c'è il parmigiano, che comunque ha la sua sapidità. Quindi per questo dobbiamo salare alla fine, non devi evitare di caricare troppo. Ci aiutiamo con una spatola a fare in modo che nella padella non rimanga nulla. Abbiamo creato questo riso bello tirato, sì. Mi piace il riso così. Sì, anche a me. Molto tirato. Bello denso. Ok.
Adesso passiamo belli i nostri chicchi all'impiatto definiti. Allora, Francesco adesso batterà il riso a creare una circolarità, un'uniformità. E adesso andiamo a lavorare con le erbe, prego Francesco. Adesso arriva il bello. Ti leggo io il vassoio, Francesco? Oh, lo mettiamo qua. Ok. Da fastidio. Ok. Che bella pinza. Vero? A tono, proprio perfetta. Aggiungo fiori di borragine. Ma che bello. Anche nei colori, molto femminile. La borragine sa di... ha una tonalità di oceano, di ostrica quasi, sa la borragine. Sì, è vero, ma l'avevi detto anche l'altra volta. Del finocchietto. Beh, io adoro il finocchietto, molto aromatico. Menta. Quando avevo i bambini piccoli e li allattavo, mi dicevano le signore del paese che dovevo mangiare il finocchio perché il mio latte sarebbe stato aromatico, profumato. Pensa un po'. Questa è la melissa. Ha una tonalità citrica la melissa. Sì, però arriva il profumo di menta adesso. Mazza, sì, quanto profuma. Adoro la menta. Vedete come comincia a costruirsi questo prato? Dalla neve vengono fuori che i primi erbi di primavera. Sono i fiori di senape selvatico. Che poi i nostri campi sono pieni di senape selvatico. La maggior parte di queste erbe le abbiamo raccolte questa mattina nel nostro orto. Questo è il timo. Timo fresco? Quanto mi piace il timo. Sono fiori di salvia. Arriva singolarmente il profumo di Senti ogni che cosa. Tonalità. E quando lo mangerai troverai per ogni boccone questa tonalità diversa. Una volta con che il menta, profumo. Una volta con il timo. Un po' di pepe fresco. Ah, anche una spolveratina di limone. Il limone gli dà questa freschezza, sì, questa tonalità agrumata che non guasta mai. Ci siamo? Ed è pronto. Un inchino e lode alla semplicità. Che grazie, meraviglia. Complimenti. Veramente fa pensare alla primavera. Sì. Profumatissimo, semplicissimo e soprattutto facile da rifare a casa. Mi raccomando, provate a rifare questo piatto, inviateci le vostre foto e rimanete sempre con noi. Anche domani saremo ad Avezzano da Mamma Rossa insieme ai nostri amici Franco e Francesco. Grazie Jennifer, grazie. Ciao, a tutti Jennifer, voi. Grazie. A domani. Le ciliegie depurano il fegato, hanno delle proprietà diuretiche, aiutano a dare giusto apporto di vitamina C. Possono essere un perfetto spuntino. Stiamo solo attenti ai bambini sotto 2 anni per pulirli il nocciolo. Dopodiché, spiegando bene che va tolto mentre lo mangiamo, bambini già da 2 anni e mezzo possono mangiarlo tranquillamente.